La genetica cosa può fare? Selezionare le caratteristiche fisiche e mentali perfette in ogni bambino che deve nascere. Cromosomi, sequenza genetica, malattie ereditarie, conquiste della classe. In un futuro non troppo lontano, il nostro DNA determinerà tutto di noi. Una minuscola goccia di sangue, di saliva, un capello. Decideranno che lavoro potrai fare, chi potrai sposare, quali risultati potrai raggiungere. In una società in cui il successo viene determinato dalla genetica e i cui membri vengono divisi per gradi di perfezione, l'unica possibilità che resta... Come pensi di riuscire in questa impresa? Non so ancora di preciso. ...è nascondere la propria identità. È l'ultimo giorno in cui tu sarai tu e io sarò io. Assumendo quella di qualcun altro. Congratulazioni. Ma c'è ancora il colloquio. Era questo? Avresti raggiunto questa posizione se non fossi chi sei e quello che sei. È un simulatore entrato qui facendosi passare per qualcun altro. Hanno fatto affiggere la mia fotografia su tutti i muri. Mi riconosceranno. No, non è vero. Sì, invece mi riconosceranno, e come? Ma se nemmeno io ti riconosco, non crederanno mai che uno della loro elite li abbia imbrogliati per tanto tempo. Mi scopriranno prima o poi. Ma in un posto dove puoi essere rintracciato attraverso una cellula di una parte qualunque del tuo corpo, come ti nascondi? Se ognuno di noi perde 500 milioni di cellule al giorno. Ethan Hawke, Uma Thurman. Benvenuti a Gattaca.